Grazie. Allora, quella città, guardate, io ho fatto il mio, io sono stato sindaco per questi anni, forse potrò pure diventarlo di nuovo se voi ci aiutate a completare questo progetto. Però ho la coscienza a posto. Ho la coscienza a posto per quello che ho fatto. Non solo non sono vere quelle cose che dicono, ma addirittura è vero il contrario, perché queste persone sono l'ipocrisia, sono la doppia morale. Noi abbiamo legalizzato il comune, abbiamo appaltato, abbiamo fatto gare pubbliche per queste questioni che vi ho detto, già supportati dalla prefettura. Prima c'erano 6 milioni e mezzo frammentati in 48 soggetti per eludere le normative antimafia. Abbiamo ridotto le frammentazioni con indirizzo scritto del sindaco dall'82% al 37%. Ci sono atti che lo dimostrano, anche quello che loro dicono, sono andato a vederlo. Un sindaco non può sapere quali sono tutte le determine che fanno gli uffici, non le fa il sindaco, sono migliaia di determine, e sono andato anche a vederle quali erano queste qui. Sono pubblicate, loro parlano della data di pubblicazione, ma i lavori sono precedenti, sono stati pubblicati in un giorno, ma i lavori erano degli anni precedenti, delle amministrazioni precedenti, con ordini di servizio precedenti. Li hanno sistemati, perché noi abbiamo trovato anche le somme per pagare i debiti loro. Questi sono dei falsi, questa è la bruttezza. Noi parliamo del... Io ho parlato in questi anni, vi dico la verità, non ce l'ho con nessuno. Sono stato un sindaco che ha lavorato per costruire, sono un progettista. Non sono un politico, ma il mio è un mestiere politico, perché la politica si dovrebbe occupare di polis, di città, si dovrebbe occupare delle persone, dei diritti, come se ne occupa l'urbanistica, che è una scienza, l'architettura, che è una scienza sociale, civica. Ecco, noi ci siamo occupati di questo, mi sono occupato di questo, ho lavorato sempre, ho lavorato con i miei. Abbiamo lavorato insieme, io li ringrazio, ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con me, è stata una squadra, io mi sono preso le responsabilità, ma mi sono preso a volte anche i meriti, e i meriti non erano solo miei, erano della squadra. Non abbiamo mai fatto la contabilità delle idee, anche su tutte le cose che sono state fatte, erano idee di tutti, che poi abbiamo messo insieme per portare avanti questo progetto di città. Quindi è stata un'esperienza straordinaria, è stato bellissimo per me questi anni. Io ho lavorato, guardate, non solo ho lavorato con onestà, lo ribadisco, perché questa, io non parlo mai di me stesso, ho parlato sempre di città, ho parlato di costruire. Oggi mi devo difendere, purtroppo, vi chiedo scusa, ma davanti alle offese, alle denigrazioni, io che ho sempre lavorato per questa città con spirito di servizio, e le opere si vedono, ma non solo ho lavorato, sono stato tradito, sono stato offeso, sono stato denigrato. Questi sono, da questa... E allora vi dico, io non parlo mai di me stesso, ma io ho un curriculum, scusate. Io mi sono laureato a 23 anni, ho fatto lavorare centinaia, migliaia di persone in tutti i settori, dall'edilizia, ho costruito villaggi, ho fatto residence, ho fatto di tutto, industrie. Ho fatto il professionista, il presidente di un ordine di tutti gli architetti. Sono stato in Consiglio nazionale, che è il massimo organo di cultura dello Stato, il Consiglio nazionale dei beni culturali, ho insegnato come docente universitario per 7 anni queste materie, ho avuto premi internazionali, sono stato l'unico calabrese nell'albo dell'eccellenza italiana nel 2010, il Winning Italy, andate a vederlo. Non ve lo dico perché no, io non mi piace parlare di me stesso, ma andate a vedere anche chi sono questi miei avversari, fatemi la cortesia, chi è Guccione,
Chi è Guccione? Che cosa ha fatto nella sua vita? Qual è la sua formazione culturale? Cosa capisce di città? Cosa capisce di lavoro? Andate a vedere Paolini che cosa fa nella segreteria con quelli che mi minacciano. Chi sono quelli che gli attaccano i manifesti? Che cosa fa l'azienda sanitaria con le transazioni? Io ho lavorato sempre, la mia famiglia ha sempre lavorato. Guardate, tutti quelli che lavorano, io ho dichiarato il reddito più alto della Calabria per 7 anni. Ho un patrimonio immobiliare, ho fabbricati, ho case, ho terreni, ho debiti, ho crediti, come ce l'hanno tutti gli imprenditori italiani. Ma che cosa diciamo? Questi che non hanno mai fatto nulla nella vita. Però, voglio dire, grazie. Non mi piace parlare di me stesso, però devo ricordare anche chi sono, perché davanti a questi attacchi anche alcuni della mia famiglia possono pensare: ma papà che cos'è? Forse vogliono, è un personaggio che non conosciamo. Pagano tutti, parlano solo di soldi, guardate. Per loro i soldi sono tutti, pagano quelli che hanno i blog, poi fanno finta anche di attaccare loro ogni tanto, intanto li finanziano, pagano i giornali, quelli diciamo non che hanno un'etica, pagano tutti, pagano quelli che attaccano i manifesti, pagano quelli dei voti, avete visto quello che è successo? Cioè, falsificavano pure i certificati elettorali, sono stati a fare una perquisizione nella sede del PSE. Parlano di onestà, di legalità. Ma che cosa diciamo? Ma cosa stiamo dicendo in questa città? Comunque, qualcuno mi dice che io non mi so arrabbiare. Poi questi comizi ogni tanto mi fanno anche arrabbiare. Perché siamo arrivati alla fine di questa campagna elettorale dura. Io devo ringraziare anche chi ha condiviso con me, guardate, sono state tutte persone straordinarie, guardate, sono qui, credo anche tantissimi candidati delle nostre liste, io li ringrazio, vi ringrazio tutti, perché sono persone straordinarie le nostre, noi siamo con i cittadini, 15 liste, a un certo punto loro dicevano che ne avrebbero fatto 18 uno schieramento, poi si è ridotto ad 8 perché nessuno si è voluto candidare, solo quelli che gli hanno promesso degli incarichi, quelli che gli hanno promesso promozioni. Pensate che io avevo un amico, ho un amico, ancora è amico, che è un professionista, un medico, che un giorno prima è venuto ad abbracciarmi con la mamma, noi siamo con te, a un certo punto il giorno dopo si è candidato con loro. Mi ha chiamato e mi ha detto: scusami, sono stato costretto a candidarmi perché poi sai, nell'ospedale. E tu, ma senti, ma tu scusa, sei un professionista? Sei un medico? Oppure voglio dire, sei uno che dà la sua dignità a queste persone che te lo chiedono e vieni da me a giustificarti? Ma non è stato solo uno, guardate. Questo è il metodo. Allora, questo è il metodo. Allora, volete tornare indietro? In una città dove occupano tutte le piazze, dove chi... Guardate, le città, c'è una città nel libro di Calvino, delle città invisibili, che si chiama Zenobia, dove si dice appunto che non esistono città felici e città infelici. Esistono città che si trasformano grazie al fatto che seguono le aspirazioni migliori degli uomini che la vivono, che la governano. Le virtù, tutto quello che è positivo, tutte le parti migliori, e queste diventano città felici. Ci sono città invece che si trasformano con queste, sono trasformate dalle caratteristiche negative degli uomini che le vivono e le governano. Sono quegli uomini come questi che abbiamo visto qua, che occupano pieni di manifesti. Sono tutti attaccati, buttati a terra i manifesti, le aiuole, gli spazi pedonali, pagano. Sono questi, voglio dire, che rovinano con la loro arroganza, occupano tutte le piazze, non c'è nessuno in quella piazza che avevamo prenotato. Ma che cosa se ne dovevano fare se c'hanno l'altra piazza? Solo per farci un dispetto. Allora dico, questa caratteristica, questa mancanza di etica, questa doppia morale, questa ipocrisia,
questa arroganza, questa prepotenza, che cosa fa? Porta le città a quello che abbiamo visto noi, ad essere città. Quando le città si trasformano, vedete, la nostra è una città straordinaria, ma è la testimonianza di una civiltà del passato, come tante altre. Quando queste civiltà non sono più a quel livello, le città diventano buie, si rattristano, diventano luogo di potere, diventano luogo di lotta. Questo è. Allora, vogliamo tornare indietro? Benissimo. Allora andiamo avanti. E io vi ringrazio per essere qui, ringrazio tutti quelli che mi hanno circondato del loro affetto. Grazie, consentitemi. Grazie. I candidati li ringrazio, le liste, tutti quelli che sono accanto a noi, che sono venuti spontaneamente da noi, perché non volevano. Ho avuto alcuni, sono qui presenti, sono anche medici in pensione, persone, alcuni che hanno attività commerciale, che si sono esposti, che hanno paura perché la città possa tornare indietro. Grazie, grazie, ma non per me, grazie per la città, perché voi siete legati a questa città come lo sono io, con quel sentimento, con quelle tosse di cui ti parlavano i greci, che quel legame, quell'appartenenza, quel modo di essere anche della famiglia. Consentitemi anche di ringraziare la mia famiglia, che comunque con questi attacchi, con queste denigrazioni, chiaramente viene anche indirettamente colpita. E anche voglio ringraziare quei, noi dicono, sono tutti dall'altra parte, vedete, sono tutti insieme, non è la sinistra, non è la destra, sono tutti insieme. Una volta sono PD, poi sono Forza Italia, poi sono di un altro partito, adesso sono tutti insieme, abbiamo semplificato il quadro. Noi siamo dall'altra parte con i cittadini, con liste civiche, non ho voluto i simboli dei partiti, sono solo liste civiche, ci presentiamo a tutti in questo modo, e da lì ci sono tutti i partiti, ma non solo i partiti, tutti quelli che hanno la responsabilità di questo sfascio della Calabria, non solo della città di Cosenza, quelli che hanno ridotto la regione più ricca di risorse ad essere quella più povera d'Europa, quelli che non utilizzano le risorse europee, quelli che non li sanno utilizzare, addirittura ho visto che vogliono fare una metropolitana per Catanzaro, è una cosa ridicola, a parte che non è una metropolitana, sarebbe un treno, ma vorrei capire quante persone prenderanno mai questo treno. Comunque, io ringrazio anche quelli che mi stanno accanto in questa, quei pochi, no, da Fausto Orsomarso, che è sempre stato in questi anni vicino a me. Vieni Fausto. All'onorevole Santelli, Iole, straordinaria. Straordinaria Iole. A mio fratello, insomma, lo conoscete. Lui è più bravo di me come politico, come oratore. Non ha voluto parlare, ma perché non lo fai tu, insomma, è meglio, io poi parlo così. Abbraccio perché parlo di città. Eva, vieni Eva. Eva Catizzone, che è stato un sindaco che comunque, a cui va il merito di aver fatto anche questo MAB, lo ricordo, che si è unita in questa. Siamo solo noi, siamo pochi. Siamo pochi ma siamo buoni, siamo i buoni. Non siamo i belli nel senso greco del termine, bello come buono. Bello voglio dire che aspira, una città bella, vedete, una città solidale, è una città che deve essere migliore, quella a cui noi aspiriamo. Io voglio ringraziarvi per questo, guardate, questa bambina adesso è venuta e mi ha lasciato questo cuore, no? Dicendo che c'è scritto da Rossella la tua tifosa, io la ringrazio, grazie, lo dedico a voi, questo è il cuore. Questo è il nostro cuore, non è quello di Amo Cosenza, è quello della bambina, è il nostro. Mi raccomando, fateci vincere al primo turno. Questi già dicono che se non vinciamo al primo turno vinceranno loro, non è vero. Vinceremo anche al secondo, però mi evitate 2 giorni di aggressioni, 2 giorni, diciamo,
di contatto con queste persone che volgari, che offendono, che denigrano. E poi, scusate, io sono uno buono, lo dico. Evitate anche una figura, una pessima figura al secondo turno a Guccione, perché il primo turno è più condizionabile, per quello che dicevo prima, che alcuni amici miei sono stati costretti addirittura a candidarsi con loro. Sono i candidati che condizionano le elezioni. Non è vero che sono gli accordi, non esistono. Poi esistono due persone davanti ai cittadini e al secondo turno prenderanno il 20%, ve lo dico per iscritto. Però noi siamo buoni, non vogliamo che facciano questa figura, quindi vinciamo al primo turno. Dateci una mano, impegnatevi questi due giorni che rimangono, convincete i vostri amici, i vostri conoscenti, già sono convinti, la città dovrebbe essere convinta, anche quelli che si vendono per 50 euro, 70 euro, non risolvono i problemi della vita. Convincete le persone nei quartieri popolari, loro dicono che nei quartieri popolari adesso stanno muovendosi, è questa la loro idea. Però voglio dire, noi in questi giorni dobbiamo impegnarci ancora di più, perché solo in questo modo possiamo dimostrare che c'è una città pensante, ci sono persone a Cosenza che pensano e sono la maggioranza. Grazie, grazie, grazie di cuore a tutti, grazie con questo cuore. Andiamo a vincere a questo primo turno. Cosenza magnifica, grazie a Rosa Martinano che mi ha dedicato questa bellissima canzone. Grazie, grazie mille. Magnifico, a Cosenza è magnifico.